Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono l'appassionato e quest'oggi siamo davanti alla Zoppas. Stiamo facendo il programma energico, 90 gradi, 800 giri con IGN+. Siamo nel lavaggio. Ho aggiunto un po' di acqua perché non ce n'era molta. Già facendo il vapore, questa lavatrice è spettacolare, veramente si scalda in una velocità assurda. Come polvere ho messo il Dash in polvere, qua dentro anche se è il coccolino, qua dentro c'è l'ace gentile, lì c'è l'ammorbidente, felce azzurra, argan. Questa lavatrice purtroppo mi sono appena accorto che ha un grossissimo problema, e cioè che recupera l'ammorbidente nel lavaggio. Brutta cosa, infatti io non me ne sono accorto e quindi ho dovuto rimettere altro detersivo perché ovviamente l'ammorbidente ha fatto effetto e ha tolto tutta la schiuma. Come vedete non è un carico pienissimo, anche se quando l'ho caricata era carico pieno. Guardate la situazione di questa lavatrice, guardate la gomma. La gomma è non messa male di più. Questa qua è stata smontata per la prima volta da me dopo 15 anni, 16 anni, non so quanti anni abbia questa lavatrice. Diciamo che questa lavatrice non è in mani proprio spettacolari. Questa lavatrice forse non dico che è la prima volta, ma forse questa è la quinta volta che viene messa in tutta la sua vita a 90 gradi. Perché questa lavatrice ha sempre vissuto con il breve a 40, nemmeno a 50, a 40. E a volte, no, e a volte facevano persino esclusione centrifuga, quindi. E l'Igiene Plus non è mai stato messo in tutti i cicli che ha fatto questa lavatrice. Infatti faccio notare che non è proprio nella situazione migliore. Pur essendo stata pulita da me un mesetto fa, 2 mesetti fa. Perché viene usata molto e viene usata male. E quindi purtroppo è così, la lavatrice è così. Sì, è ancora all'inizio proprio, è fredda. Però questa lavatrice scalda in una velocità che è assurda, scalda ad una velocità assurda. Se vedete più colori, state tranquilli perché non perdono. Anche io sono tranquillo stavolta. Perché ci sono state delle volte dove fidatevi che hanno messo molto peggio, roba molto peggiore dentro questa lavatrice di diversi colori. Tutti a 40 gradi, però comunque, colori tutti diversi. Questa lavatrice ha il bello che è alta, non è profonda, ma è alta e quindi comunque di roba ce ne entra. Forse mi sono sbagliato sul mio Instagram, l'appassionato di lavatrici, forse ho messo che questa qua è una 4 kg, ma è una 5 abbondante, mi sa. Nel manuale è una 5 kg. Per chi ce l'ha è una 10, per quanto la caricano, ma per me rimane una 5 o una 4. Visto che quando lei è qua, quando ci sono io qua, lei vede questi carichi così, non li vede né troppo pieni né troppo vuoti. Di rumorosità non è neanche tanto rumorosa, per fortuna. Fa solo 800 giri, però vabbè. Zoppas lava morbido classe A più A P58.
Non se ne trovano di video di questa qua purtroppo su YouTube. E quindi forse è meglio che ne faccio qualcuno anche io. Un minuto fa, 2 minuti fa era fredda, adesso siamo già a 30 gradi. Questa lavatrice, devo dire che questa lavatrice la terrei nella mia collezione, è veramente una bella lavatrice, non c'è niente da fare. Piccola, fa pochi giri, ma questa lavatrice sarebbe perfetta per me, perché è quello che alla fine voglio io da una lavatrice. L'unica cosa che posso dire che mi dà fastidio, che poi non è niente di che, non ha il display o comunque non ha nulla che possa dirti quanto tempo gli manca, e questa è una cosa che a me dispiace. Infatti, ho le meccaniche. Sì, le meccaniche già le sopporto, ma perché comunque io le meccaniche sono quelle, per me sono le migliori. Ma se sono, se queste qua sono senza display, le elettroniche. Io essendo sempre stato abituato a lavatrici con il display, Logix, Max 5 di mia nonna, la Home Professional, perché anche la Home Professional ha il display, quindi diciamo che sono stato abituato a vedere i tempi della macchina. Adesso cercherò di rimanere un po' più attivo, in mente ho da fare 3 video. Che spero di riuscire a farli come dico io. E insomma, vedremo, vedremo. Per oggi concentriamoci su questa bellissima macchina, perché per me è veramente bella. Motore a spazzole, ovviamente. Ogni tanto fa sti giri lenti che mi mettono ansia. Sembra quasi che non riesce più a girare, ma poi no, no, ce la fa, ce la fa. Questa lavatrice gli ho fatto fare anche la pulizia con candeggina, perché ne aveva un. Ecco, eccolo lì. Lo sapevo che uno di quelli doveva finire là, comunque. Eccone due, dai dai, tanto ho capito che fine faranno. Comunque, a parte questo spiacevole, neanche imprevisto perché lo sapevo che sicuramente sarebbe successo. Comunque, vabbè. Questa macchina, come ho già detto, è stata pulita per la prima volta da me perché non ha mai avuto pulizie di grandissimo genere, sì, la pulizia della vaschetta, ma dovevate vederla dentro come si era ridotta, che io non, veramente non riuscivo a metterci la mano. La pompa mai stata aperta, una puzza di muffa che non potete capire. Poi in questa casa si usa molto il liquido, quindi diciamo che non è il meglio per la lavatrice. Insomma, questa lavatrice è stata ed è trattata un po' male, molto male. Per fortuna che adesso io ho un po' più piede libero su questa lavatrice, quindi posso, diciamo, usarla come si deve. Rotazioni energiche. Questa qua l'ho fatta anche quando l'ho pulita, l'ho messa anche nel ciclo di servizio, che tenendo premuti questi due tasti, spostando sulla prima posizione, lei inizierà ad illuminare tutti i LED, poi andando avanti con il selettore programmi fino all'ultima posizione che è qua di scarico,
lei farà tutte le sue fasi, quindi carico dal prelavaggio, carico dal lavaggio, carico dal ammorbidente, carico dal candeggiante, riscaldamento dell'acqua, questo è posizione vuota, questo è centrifuga con acqua e questo è scarico. Queste qua sono tutte posizioni vuote e poi si ritorna qua. Perfetto, adesso direi che posso stoppare qua. Questo era un piccolo video per raccontare un pochettino come va, comunque perché funziona perfettamente a parte il problema del carico dall'ammorbidente. E boh, dall'appassionato è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!